62esimo congresso nazionale di Federpol. Siamo con Laura Giuliani, presidente della World Association of Detective, e le chiediamo che cos'è appunto questa associazione. È la World Association of Detective, è l'associazione più autorevole e antica e ampia del mondo. Nasce nel 1925 negli Stati Uniti, oggi raccoglie più di 90 paesi in tutti i continenti con diverse realtà nei diversi paesi. L'obiettivo è quello di creare un network per condividere le esperienze professionali e di metodo e soprattutto per uno scambio veloce di lavoro in tutto il mondo ed accrescere in questo modo la credibilità e la professionalità degli investigatori privati e degli addetti alla sicurezza a livello mondiale, quindi non solo istituzionale locale ma a livello mondiale. Quali sono le connessioni tra Federpol e la WAD? È una connessione intanto molto stretta, devo dire, anche se come presidente della World Association of Detective non dovrei fare preferenze. Io sono past president della Federpol, sono stata nel direttivo molti anni, ed è il rapporto che esiste tra un'associazione mondiale che per statuto non si può occupare precipuamente di tutte le realtà locali, lo può fare soltanto attraverso le associazioni di categoria di ogni singolo Stato. Questo perché cambiano le legislazioni, cambiano le istituzioni, per cui non ci si può occupare worldwide, a livello globale, della professionalità in ogni singolo Stato. A questo proposito, tra l'altro, è nato un progetto che io ho lanciato nel 2016 ed è stato approvato nel 2018, che si chiama WAD, Local Association Partnerships Project, che consiste nel dare la possibilità, attraverso anche un contributo economico, alle associazioni locali come la Federpol in Italia, e ogni nazione alla sua associazione, la possibilità di creare una maggior lotta verso le istituzioni, i mass media, i lawmakers, affinché venga riconosciuta una maggiore autorevolezza all'investigatore privato. Quindi, se è vero che statutariamente WAD non si può occupare di ogni singolo Stato, ebbene lo può fare attraverso un aiuto alle singole associazioni locali. Grazie. Grazie a voi, grazie a lei. Perfetto.